essere. Allora, un teramo che raccoglie solo un punto, ma avrebbe potuto sicuramente strappare l'intera posta. Peccato perché nella ripresa ha lasciato troppo l'iniziativa agli avversari e non è riuscito a chiudere una gara che avrebbe potuto chiudere già nel primo tempo. Ma sono d'accordo sul fatto che meritavamo di vincere, sono meno d'accordo sul fatto che abbiamo lasciato troppo iniziativa agli avversari, perché hanno avuto 10 minuti di pressione in cui hanno fatto gol nell'unica conclusione che hanno fatto col tiro in porta. Quindi sì, meritavamo qualcosa di più e purtroppo abbiamo un po' abbiamo subito gol in forse nell'unica occasione che... ma così il calcio, accettiamo il verdetto del campo, mi spiace, continuiamo a lavorare, continuiamo a cercare di migliorare ogni volta e sono molto contento della partita, delle risposte che ho avuto dalla squadra. Peccato non aver vinto, dispiace, però devo dire che giocavamo contro una squadra forte, che la temevo un po' prima di oggi, perché è una squadra che ha dato fastidio a tante squadre e non era facile venire qui e controllare la partita, dominare il gioco per lunghi tratti, quindi sono molto contento. Sì, mister, insomma, l'analisi della gara è questa. C'è stato un primo tempo nel quale era disarmante la superiorità tattica, ma anche tecnica, ma anche tattica del Teramo, che è venuta un po' meno, però in quei 20 minuti, 25 minuti, fino al loro gol. Nel mezzo c'è stata anche l'uscita di Santoro, e credo che sia una cosa importante. C'è da chiedersi se è naturale che lasciassimo un po' di campo a loro nella ripresa, perché poi la partita l'abbiamo ripresa in mano un'altra volta dopo aver subito l'1-1. Quindi c'è da chiedersi perché non siamo riusciti a governare meglio anche in quei 20 minuti. Allora, è difficile dare una risposta, è un po' fisiologico perché incontravamo una squadra forte che nell'ultimo periodo, non parlo nelle ultime tre partite, ma nell'ultimo periodo ha fatto bene, ha messo in difficoltà molte squadre, quindi avevamo un avversario comunque aggressivo, tecnico, e quei 20 minuti secondo me sono dipesi molto dal fatto che non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Infatti lì dobbiamo migliorare, perché quando siamo in partita così, che controlliamo il gioco, che riusciamo a sviluppare, dobbiamo assolutamente trovare il secondo gol, perché poi un'azione a volte si concede. Chiedere di essere perfetti non è sempre semplice, soprattutto in questi campi, quindi sappiamo che quell'aspetto va migliorato, cercheremo di fare meglio, quello è sicuro, quello è in dubbio, però rimane il fatto della bella partita e della risposta, della grande risposta che ho avuto da parte dei ragazzi. Buonasera mister, in diretta con l'Abruzzo del Pallone, volevo chiederle, non so se è già stato affrontato il tema, che sarà probabilmente quello che ci porteremo avanti almeno qualche ora, il cambio del 60esimo, cioè il fatto di rinunciare ad un attaccante per mettere un centrocampista, si è pentito un po' o lo rifarebbe quel cambio? Il cambio del 60esimo... Abbiamo cambiato. Allora, abbiamo cambiato. Santoro, Luco Bonino. Abbiamo fatto il primo cambio perché Santoro si è fatto male al ginocchio e ha chiesto il cambio perché non riusciva a continuare la partita. L'altro cambio, no, perché avevamo bisogno di un giocatore che portasse pressione alla squadra avversaria. E poi ritenevo che Francesco poteva darci quel supporto in fase di pressing e poteva darci soluzioni su palla inattiva. Quindi no, non so, no, perché poi alla fine loro ci hanno tirato una volta in porta, quindi rifarei il cambio. Sono contento che abbiamo finito la partita con 5 giovani in campo, quindi ho avuto molte risposte positive. E poi come giudica la prova di Trasciani, che oggi era all'esordio, insomma, lo ha lanciato dal primo minuto? Intanto al posto di Santoro è entrato Federico Viero, che secondo me ha fatto un'ottima partita. Trasciani ha giocato bene, in un ruolo non suo, però abbiamo avuto delle ottime risposte da lui. E, sì, certo, l'assenza di Simone si è sentita perché
comunque è un giocatore importante per noi, per il nostro modo di giocare. Infatti in quei 20 minuti che abbiamo un po' sofferto si è sentita un po' la sua assenza, però ripeto, Federico è entrato e ha giocato molto bene, secondo me. È stato proprio un discorso di riorganizzazione a quel cambio che non siamo riusciti a far fronte in maniera immediata. Walter, no. Non ti sentiamo. Sì, ecco. Dicevo che tatticamente io per gran parte del primo tempo ho rivisto il miglior Teramo dell'anno. Non pensavo davvero che la pareggiassimo questa partita, quindi un po' da questa angolazione, come voi, ci sono rimasto davvero molto male. Però c'è una costante, mister, in questa squadra, senza nulla togliere anche a Bonino, che oggi ha giocato secondo me anche molto bene, però non abbiamo il bomber. A noi serve un attaccante che faccia gol. Io non so se Paci questo in camera caritatis lo chiederà al presidente, ma io credo che il Teramo abbia bisogno di un attaccante che faccia gol, perché a quel punto potremmo giocarci veramente il campionato, non dico per vincerlo, per l'amore del cielo, ma andando a piazzarci in una posizione di classifica tale che ci farebbe sognare in questo brutto anno che ci lasciamo alle spalle. Io sono contento dei miei ragazzi, credimi, sono contento. Certo, siamo un po' indietro nel processo di finalizzazione, bisogna migliorare, gli attaccanti devono migliorare, in dubbio, e io in quanto tecnico non sto qua per giudicare, ci manca qualcosa, quello si farà in separata sede, in discorsi diversi. Io sono qui per far crescere i ragazzi che abbiamo, Lorenzo, Pinzavuti, Bonino, Gerbi, Eric, e quindi il mio approccio sta lì, a cercare di migliorare i ragazzi che ho, non la vedo in maniera diversa. Poi qualsiasi cosa può succedere, la valuteremo, ma io sono contento di loro. Certo, dobbiamo migliorare quell'aspetto, ma quello lo vedete voi, lo sappiamo noi dentro lo spogliatoio, lavoriamo tutti i giorni per migliorare quell'aspetto. Però oggi secondo me Cristian ha fatto un'ottima partita. Vado bene, sì. Gli manca il gol, sì, lo so, però bisogna avere pazienza, capisco che tutti vorrebbero che i nostri attaccanti facessero gol. Io invece ho più pazienza, perché credo nelle loro potenzialità e credo che basta poco, non siamo molto lontani dal fatto che si possa sbloccare Cristian o che possa Lorenzo tornare ad essere il giocatore importante che è stato sempre fino adesso. Abbiamo Eric Gerbi, che secondo me ha un potenziale enorme, credo tantissimo in Eric Gerbi, è un giocatore secondo me eccezionale, e insomma il potenziale c'è, sta a noi supportare questi ragazzi, sta a noi lavorare per farli migliorare. In questo momento sono indietro, sì, lo so io, lo sapete voi, lo sappiamo tutti, ma il mio compito è quello di cercare di migliorarli, cercare di lavorare con loro per arrivare un giorno a fare più gol. Mister, qualche settimana fa, all'inizio della tua avventura a Teramo, hai detto: io mi aspetto che quando ci saranno dei momenti di difficoltà ci sia equilibrio. Ora, è indubbio che questo è un piccolo momento, non di difficoltà, ma un po' di affanno. Stai ritrovando quell'equilibrio che tu ti aspettavi quando l'hai detto? Beh, oggi ho avuto delle risposte eccezionali, fantastiche dalla squadra, e credo che si siano viste, non l'ho avute solo io. Significa che abbiamo trovato un bel equilibrio a livello emotivo, a livello di spogliatoio. Non abbiamo passato un momento difficile noi, perché come ho detto ieri in conferenza a Walter, è tutto un discorso di aspettative. Se ci aspettiamo che questa squadra debba essere prima in classifica, allora è normale pensare che questo sia un momento un po' difficile, ma per noi non è così. Sappiamo che dobbiamo crescere, perché tanti giocatori magari sono indietro e devono crescere, ma quella è la nostra stagione, e quindi questo piccolo periodo di cui parli tu, che per noi è una cosa fisiologica, oggi la squadra ha risposto in maniera egregia. Non è arrivata la vittoria, doveva arrivare, peccato, però dobbiamo continuare così senza perdere di vista l'obiettivo, che è quello di vincere ogni partita che possiamo. Non dobbiamo perdere di vista l'importanza degli allenamenti, dobbiamo continuare sulla nostra strada, tutto qua, con la massima umiltà, e andare avanti.
perché questa squadra è forte e può far tanto in questo campionato.